E ciao. È una sensazione difficile da spiegare. Tempo fa qualcuno mi disse che in questa vita non si può essere completamente liberi. Troppi impegni, doveri, responsabilità. Che grande menzogna. Ognuno ha la sua definizione di libertà, proprio perché si chiama libertà. La mia è questa. Può durare anche mezzo secondo, ma è la sensazione più forte che io conosca. Ciao a tutti ragazzi, sono veramente molto emozionato. Domani proveremo a scalare il re delle Orobie, il Pizzo Coca. Ma partiamo dal principio. Ci troviamo in Lombardia, in Val Seriana, ai piedi delle Alpi Orobie. E partiamo dal paese di Valbondione. Da qui possiamo già vedere il Pizzo Coca, che si erge maestoso con i suoi 3050 metri, il più alto delle Orobie, e divide la Valtellina dalla Val Seriana. Per spezzare i 2100 di dislivello, abbiamo deciso di pernottare al rifugio Merelli al Coca, 2 ore e 30 da Valbondione, dislivello 950. Il giorno seguente abbiamo affrontato la scalata al Re delle Orobie, partendo molto presto. Si arriva alla forcella dei Camosci e arrampicando si passa tutta la cresta fino in cima. Vi rammento che questa non è un'escursione proprio adatta a tutti, ci vuole allenamento, confidenza con la roccia e soprattutto condizioni meteo perfette, perché sapete che quando si va a 3000 metri il tempo diventa praticamente il fattore decisivo, determinante. Per un'escursione di questo tipo non potevo non chiamare il mio fratellone Filippo. Siamo carichissimi e ora faremo i primi 1000 metri di slivello e andremo al rifugio Coca. Zaino anche oggi bello pieno. Attenzione, passaggio atleti. Ah, chiaro. Questa è Achillea, secondo me. Cioè, ti dice il nome del fiore? Achillea mille foglie. Eccola qua. Ma no, non ci credo. Achillea. Questo cos'è? Questa è una campanula selvatica. Ah. Buongiorno, non volevo disturbarla, scusi. Buona giornata, arrivederci. Ecco il rifugio, ragazzi. Al rifugio Merelli al Coca. Incredibile. 2 ore e 1000 metri. Sì, bravi, bravi, veramente. Che posto, ragazzi. Boh, siamo alla partenza, 5 e mezza,
partenza per il Pizzo Coca. Ok ragazzi, da qui andiamo su al passo di Camosci e poi facciamo la cresta. Siamo anche in compagnia di Francesco, eccolo qui. Ciao. Con cui condividiamo l'esperienza. Ecco il Pizzo Coca, ragazzi. Era il più alto del mondo. Finalmente lo vediamo. Thank you.